grazie, mi sono inserita, ma perché mi sembrava così interessante in questo dibattito per presentare appunto velocissima i materiali che sono usciti appunto da quello che è proprio una piccolissima porzione dell'abitato preromano e dell'edilizio romano che è stato individuato appunto nell'area che dopo sarà occupata dall'anfiteatro di Ancona. E in particolare appunto vedete l'area si trova una porta inferiore rispetto all'attuale via Pio II e al di sotto di quello che comunemente viene definito come all'ambiente con Natazio, che è appunto esterno all'anfiteatro stesso. E lo scavo comunque è stato condotto dalla dottoressa Virzia all'inizio degli anni 80 e è stato possibile appunto proprio perché in seguito al contratto del mosaico pavimentale che era stato studiato, anche dal professor Paci, che è stato datato proprio alla fine dell'età repubblicana, appunto nel corso del primo secolo avanti Cristo. Ecco, in quell'occasione, vedete, è affiorata, innanzitutto sono affiorate appunto dei livelli molto interessanti, anteriori proprio alla verificazione di questo ambiente, di questo balneum, di questo ambiente appunto con Natazio, e è venuta alla luce, oltre appunto a questa interessante sequenza stratigrafica, anche un tratto di strada basolata fiancheggiata da degli edifici che appunto sono costruiti con l'opus quadrato, per cui con blocchi di pietra squadrati appunto sistemati a secche. Questa proprio è la foto della strada, del tratto basolato, appunto si vedono molto bene i basoli. Ecco, e questa è la stratigrafia. Appunto i materiali erano stati pubblicati sulla rivista Ficus dell'Università di Macerata, purtroppo dopo la morte della dottoressa Virzì. La sequenza stratigrafica, vedete, in base proprio allo studio dei materiali, si data tra la fine del IV secolo a.C. fino all'età egittica romana, fino al II secolo a.C. E la strada basolata rappresenta proprio una cesura proprio significativa, un'interfaccia molto importante, perché si colloca appunto tra dopo la fine del III secolo a.C. e i materiali che la ricoprono, appunto così ridotti nello strato 7 di II secolo avanti Cristo, ci datano in maniera non perfettissima, però in maniera abbastanza sicura proprio la costruzione di questa strada. Strada che poi risaliva verso il colle Guasco, per cui si ricollega un po' appunto con anche tutta la problematica circa la datazione del tempio, perché indica proprio un importante intervento urbanistico di Ancona agli inizi, nei primi decenni del II secolo a.C., per cui è una riqualificazione anche dell'area del Colle Guasco. Ecco, poi purtroppo appunto i livelli del primo secolo a.C. sono stati, diciamo, rimaneggiati proprio in età tardo repubblicana per la costruzione appunto dei livelli di del pavimento a mosaico. Ecco, adesso proprio velocemente dai livelli al di sotto della strada appunto provengono sia frammenti di ceramica d'impasto che sono proprio quelli tipici della fase picena, cioè anche delle ultime fasi picene, per esempio del Piceno VI come l'ipocula e questi scodelloni sempre d'impasto che si collocano appunto tra la fine del IV e l'inizio del III secolo a.C. E in associazione troviamo poi la ceramica alto-adriatica, sia del tipo figurato sia anche del tipo geometrico, che appunto è stata studiata abbondantemente dal dottor Lazzotti e che si può collocare tra la fine del IV e la prima metà del III secolo a.C. Poi ecco, troviamo anche le prime attestazioni della ceramica a vernice nera, che diciamo, è con delle forme antiche, come per esempio questo schifo della seconda metà del IV secolo,
altre forme appunto della seconda metà del terzo, come questo piatto, che è estremamente interessante perché presenta una vernice nera molto brillante, molto lucida, ed è probabilmente appunto sicuramente l'importazione dell'area laziale, sia poi anche per la presenza appunto di quella rosetta impressa, e poi le due lettere che ci riportano appunto alla lingua latina. Altre forme, vedete una chilix sempre della seconda metà del terzo secolo, fino ad arrivare, ecco, un'altra scodella del terzo secolo, fino ad arrivare a questa coppa di fine terzo, secondo secolo avanti Cristo, che ci ricorda sia alcune coppe a vernice nera che provengono dalle tombe ellenistiche di Ancona, sia anche le coppe in vetro, sempre che hanno queste scavalature, che vengono sempre dalle tombe ellenistiche. E poi ecco, in associazione troviamo la ceramica di tipo Ignazia, che era di produzione dalla Puglia, e in particolare appunto con dei frammenti che hanno uno spessore abbastanza consistente, per cui si differenziano poi da quelli che vedremo nello strato appunto che ricopre la strada basolata. E poi infine appunto questa testina con polos che abbiamo visto appunto provenire anche dal colle del montagnolo come si voglia, e provenire appunto da altre aree di culto anche dell'interno, come per esempio San Vittore di Cingoli. E appunto è vedete, un'associazione molto varia di classi di materiali che ci testimoniano comunque un ambito cronologico grosso modo appunto tra la fine del IV e tutto il III secolo a.C. e che in Ancona appunto ritroviamo per esempio nella famosa tomba di Diamantas, che è una delle pochissime, se non l'unica, appunto che ci riporta a questo ambito cronologico. Ecco, poi appunto viene costruita questa strada basolata che implica proprio una ristrutturazione appunto di tutto l'ambito di Ancona, dell'ambito urbano di Ancona, e Ancona probabilmente in quel periodo diventa una vera e propria città, insomma, anche dotata probabilmente di un tempio. E al di sopra appunto i materiali, vedete, si collocano nell'ambito del secondo secolo a.C., per cui abbiamo tutta una serie di frammenti di ceramica a vernice nera di quel periodo, e appunto questi piatti che ricordano, appunto quel piatto ricorda lo stesso delle forme appunto anche in vetro, e non so se sono presenti appunto anche nelle tombe ellenistiche di Ancona, e altre tipologie di tombe. Sempre la ceramica di tipo Ignazia, però in questo caso appunto da Davide al secondo secolo a.C. E poi ecco la cosa interessante, tantissimi frammenti, numerosi frammenti di ceramica megarese, che appunto è una, come diceva infatti la dottoressa Frappuccini, testimonia proprio l'intensità dei traffici con la Grecia, perché questa ceramica appunto veniva prodotta in Grecia, veniva prodotta nel bacino orientale del Mediterraneo, veniva prodotta ad Efeso, per cui in Asia Minore, importata a Delo, e ricordiamoci appunto che Delo diventa nella metà del secondo secolo a.C. un porto franco dove si convogliano appunto praticamente i commercianti dal Mediterraneo e dall'Adriatico. E non a caso troviamo anche due iscrizioni di Anconetani a Delo. E poi questo frammentino di Lucerna, un frammentino minuscolo, anche questo ci dà un'informazione molto importante, perché è una lucerna appunto di argilla grigia con un sottile strato di vernice nera, che anche questa appunto è di produzione greca, di produzione greca, di produzione orientale. La ritroviamo per esempio ad Alessandria in Egitto, Antiochia in Siria, insomma, qui in tutto il bacino del Mediterraneo orientale, ed anche questo è un
vista attraverso i traffici commerciali. Ecco, poi appunto importanti sono anche lo studio delle anfore, perché lo studio delle anfore ci dà proprio l'indicazione di come appunto tra i livelli al di sotto della strada e i livelli al di sopra sia proprio cambiato non solo il quadro cronologico ma proprio l'ambito storico, perché queste sono appunto un'anfora greco-italica antica, per cui che è collegata appunto con i livelli sottostanti e che si ritrova anche appunto nelle tombe di Ancona del III secolo a.C., della metà del III secolo a.C., mentre dai livelli soprastanti la strada basolata provengono le prime anfore di produzione italica e di produzione romana, per cui soprattutto nell'Angoglia 2 ce ne sono diversi frammenti che sono anfore che venivano prodotte anche qui in ambito piceno e che ci documentano anche insomma, le anfore che trasportavano il vino, il trasporto ovviamente di vino locale e non più solamente del vino greco da noi, insomma una produzione a livello molto significativo del vino nella nostra regione. Ecco, questo è appunto un quadro molto veloce che mi piaceva offrirvi proprio per completare un po' questo interessantissimo discorso su Ancona e sulla cronologia di Ancona.